Ciao a tutti, io sono Mauro. Oggi, dopo un po' di tempo, torniamo a parlare di Dunlop e lo facciamo con la nuovissima Dunlop FX500. L'ultima Dunlop che ho recensito, ve lo ricorderete, è stata Dunlop SX300, che mi era piaciuto un sacco e confermo tuttora che meriterebbe più visibilità di quella che effettivamente ha, perché è proprio un buon attrezzo. Quella era una racchetta gialla, indovinate un po', era una racchetta a spin. FX500 è una racchetta blu, è indovinato un po', è una racchetta potente. Benvenuti alla sua recensione completa. Esattamente come per SX300, anche di questa FX500 ero molto curioso. Già soltanto a guardarla si capisce bene che questa racchetta vuole andare a competere con Babolat Pure Drive. Devo dirvi che queste due racchette hanno molte cose in comune, anche se ovviamente qualche differenza c'è. Ma diamone un'occhiata. Questo colore mi piace un sacco, molto acceso e brillante, mentre le regole di design rimangono le stesse della serie SX e CX, ossia la banda nera da un lato e poi un richiamo dal lato opposto. Con il logo Dunlop, che in questa racchetta è argentato, e che ritroviamo identico in un lato il cuore della racchetta, mentre dall'altro ovviamente troviamo il logo FX500. All'interno del piatto corde, come solito di Dunlop, troviamo i dati di questa racchetta, che sono abbastanza classici. Infatti il piatto è 100, il peso di 300 grammi, i bilanciamenti di 32 cm, la rigidità è di 69 punti RA, lo swing weight è di 321 punti. E il profilo variabile ha le dimensioni di 23, 26, 23 mm. Esattamente identico a quello di Pure Drive, e infatti vorrei fare una piccola parentesi su questo profilo, perché a guardare le forme del profilo di questa Dunlop FX500, cioè questo profilo è davvero uguale a quello di Pure Drive, impressionante, stesse forme e dimensioni, identico. Come dicevo, le forme e le dimensioni di questo profilo sono identiche a quelle di Pure Drive, però devo essere onesto, quando l'ho presa in mano per la prima volta non ci credevo, e se non avessi studiato questa racchetta non avrei mai pensato che potesse avere le stesse dimensioni di Pure Drive, perché a un primo sguardo, ma anche a un primo utilizzo, mi ha dato una sensazione di racchettone, cosa che poi in realtà non è né come dimensioni, perché appunto è uguale a Pure Drive, è quindi comunque più sottile per esempio di Wilson Ultra, né tantomeno in campo, in cui è una racchetta che si comporta molto bene. Ripeto, è stata probabilmente soltanto una percezione, perché poi questa racchetta in campo si comporta bene. Volendo esprimere con altre parole magari questa mia percezione, potremmo dire che questa racchetta ha un'elevatissima manovrabilità e un'eccezionale facilità di utilizzo. Ecco, magari è proprio questo il punto, non mi aspettavo di trovare una racchetta ancora più facile e immediata di Pure Drive. Da fondo campo mi piace il suo spin, un pelo leggero ma proprio di facile esecuzione. Infatti anche se è un pelo leggero, questa racchetta, visto che si muove molto bene in aria, la testa della racchetta si muove in maniera molto molto veloce, ti consente di segnare bene il campo e quindi magari cercare angoli un po' più stretti e quindi ovviare a quella magari mancanza di pesantezza di palla, che in realtà non è elevatissima, comunque là ottimo quindi anche lo spin dal punto di vista difensivo. Ah.
potenza gratuita ne ha a valanga. Sin dal primo minuto ci sono racchette che un po' nascondono e la mostrano soltanto alle regine medio-alto, mentre lei è in grado di fornirtela tutta già a partire dal pittino, si potrebbe dire. Questo padiglione è una racchetta con la quale si può lottare alla grande, perché col suo spin puoi disegnare bene il campo e poi puoi lasciare andare una botta piatta molto facile da generare. Mi è piaciuto un sacco anche il suo back, veramente molto tagliente, anche in questo caso di facile esecuzione, non bisogna essere team per generarne uno molto bello. Passando a rete siamo sulla sufficienza, senza andare tanto in là col voto, perché l'avrei preferita un po' più piena all'impatto, con un po' più di inerzia. Le volée tagliate non sono male, ma quelle secche ne avrei voluto un pochettino più incisive. Gli manca, come dicevo, quell'inerzia per giocare una bella volée di chiusura. Al servizio è una racchetta molto completa, se nelle volée siamo sulla sufficienza, sul 6, al servizio invece questa racchetta si merita un 7,5 pieno, perché come dicevo è molto completa. Slice e kick sono molto belli da giocare, perché lo slice si taglia e rimane basso e il kick, devo dire, mi piace abbastanza come salta. Mentre nel servizio piatto ritroviamo la sua manovrabilità e la sua facilità di esecuzione. Giocare delle botte piatte con questa Dunlop FX500 non sarà per nulla complicato. Quindi, quali sono i suoi punti di forza e dove invece questa racchetta può migliorare? I suoi punti di forza, come avrete capito, sono che questa racchetta ha un'estrema maneggevolezza, manovrabilità e facilità di utilizzo. E mi sbilancio nel dire che questa racchetta è ancora più facile e immediata di Pro Drive. Dove invece può migliorare? Secondo me può migliorare il suo essere giocattolosa e un po' vuota. Vorrei un po' più di inerzia, un po' più un impatto un po' più pieno. Mi rendo conto che è difficile chiedere una cosa del genere a una racchetta così facile e immediata, però sono convinto anche che un passetto verso questa strada si può comunque fare. Adesso che ho provato Pro Drive Zone Ultra ed FX500, posso dire di aver provato tutte le racchette da potenza facile in commercio. Ed si è tolta da questa gara perché Instinct è un modello che non vuole più competere, potremmo dire. Ma tornando a noi, come dicevo appunto, avendole provate tutte, posso anche stilare una classifica dalla più facile alla più difficile. La più facile sicuramente Dunlop FX500, poi abbiamo Pro Drive, poi abbiamo Yonex e Zone e poi abbiamo Wilson Ultra. Questo significa che Dunlop FX500 sia la peggiore mentre Wilson Ultra sia la migliore? Assolutamente no. Anche perché sapete quanto io apprezzi Pro Drive e Zone. Sì, questo significa che se siete alla ricerca della vostra prima profilata 100-300 che abbia come focus la potenza, date una possibilità a questa racchetta, testatela, provatela, usatela, allenatevi, migliorate la vostra tecnica, il vostro tennis e poi il tempo per utilizzare telai più avanzati c'è, ma questa qui credo sia l'entry level perfetto. Bene, anche questa recensione è giunta al termine, spero l'abbiate apprezzata, spero vi sia piaciuta, fatemelo sapere come al solito attraverso un like e un commento qui sotto. Se volete acquistare questa racchetta vi ricordo che da adesso in poi io ho il mio codice sconto univoco Tennis Point che trovate al di sotto di ogni mio video e nelle storie in evidenza nel mio profilo Instagram, che trovate ovviamente qui sotto in descrizione. In descrizione trovate ovviamente anche il link al mio canale Telegram, stiamo diventando tanti anche lì. Insomma, seguitemi in più piattaforme possibile, io cercherò sempre di portare nuovi contenuti su questo canale. Noi, come sempre, ci vediamo ad un prossimo video, sempre qui su Rackets TV.